Sì, lo so, siamo nel 2021, siamo in un periodo del cavolo per quanto riguarda l'acquisto di componenti, specialmente l'acquisto di schede video. E, se eravate in procinto di acquistare una scheda video nuova quest'anno, magari una RTX 3000 o una RX 6000, vi conviene tenervi ancora strette le vostre vecchie schede video. Ciò però non significa che voi non possiate giocare in maniera anche abbastanza fluida i giochi che voi preferite, ecco. Quindi adesso andiamo a vedere un pochettino quali impostazioni grafiche pesano di più sulla vostra scheda video e magari quale andare ad abbassare, quale andare ad aumentare per avere un'esperienza di gioco comunque godibile in tutti i giochi. Diamo anche una piccola spiegazione di cosa fanno queste impostazioni grafiche, ma prima di andare al video del vivo vi ricordo che c'è lo sponsor che dura 45 secondi e se volete potete skipparlo, ma io come sempre... vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. E ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi andiamo a vedere un pochettino le impostazioni grafiche per quanto riguarda un videogioco che tutti voi sicuramente conoscerete, e cioè Rocket League. Voi direte, G, ma perché Rocket League? Rocket League non è un gioco pesante. Rocket League non è affatto un gioco pesante, ma come possiamo vedere dal menu delle impostazioni video, ha una marea di impostazioni video, appunto, che noi possiamo andare a modificare, perché Rocket League viene inteso come gioco e-sport, comunque come gioco competitivo, quindi sì, gioco e-sport era corretto, che è gratuito e quindi deve girare sul maggior numero possibile di dispositivi per aumentarne la fama. E quindi adesso andiamo a vedere un pochettino come rendere godibile tutta la vostra esperienza di gioco, ecco. La risoluzione a cui sto giocando è QHD, quindi 2560x1440. Siamo a schermo intero, V-Sync disattivato e tutte le impostazioni sono al minimo. In pratica ci sono i preset di rendering che, al posto di farvi andare per le impostazioni farvi scervellare su quale dettaglio andare ad aumentare, quale dettaglio andare ad abbassare, vi dicono semplicemente: oh, vuoi mettere alte prestazioni così che il tuo PC possa spingere al massimo? Perfetto. Vuoi mettere invece alta qualità? Benissimo, metti alta qualità, boom! Tutto il gioco appare totalmente diverso, molto molto più bello, ma abbiamo perso 150 frame. Non proprio 150 frame, ma ne abbiamo persi un bel po'. Adesso andiamo a vedere un pochettino nel dettaglio come andare a migliorare la vostra esperienza di gioco. Tutto questo, ci tengo ovviamente a precisarlo, va a dipendere dalla vostra macchina, nel senso, se non ho un processore abbastanza prestante o non ho una scheda video comunque abbastanza prestante, è vero, io posso andare comunque a giocare con le impostazioni, raga, ma prima o poi ci sarà un pochettino di bottleneck fatto o dalla CPU o comunque sarete GPU bound, quindi la vostra scheda video o il vostro processore non ce la faranno a spingere più di quanto già stiano spingendo. Allora, la risoluzione è ovviamente la cosa primaria alla quale voi dovete pensare. La risoluzione dipende molto dal vostro pannello. Io in questo momento sto con un pannello ultra wide 3440x1440, ma l'ho ridotto dal pannello di controllo Nvidia appunto per la registrazione, ed è il numero di pixel che noi andremo a visualizzare a schermo. Ovviamente potete abbassare questo settaggio per avere un frame rate più alto, perché un maggior numero di pixel a schermo significa più sforzo per la vostra scheda grafica. Molto molto semplice. Partiamo con l'impostazione regina del gaming, e cioè l'anti-aliasing. Che cos'è l'anti-aliasing? Allora, vedete che il gioco è bellissimo così, ragazzi. E devo essere sincero, gira anche abbastanza decentemente. Siamo circa su 200 frame al secondo. Poi dipende anche molto dalla...
dall'arena in cui vi trovate. Io al momento sto giocando con una 3080. Una 3080 non ha assolutamente problemi a far girare Rocket League al massimo del dettaglio, al massimo della risoluzione, assolutamente. Ma l'anti-aliasing è un filtro temporale che dà molto fastidio alle prestazioni, perché se noi mettiamo off e quindi lo disattiviamo, non è affatto male anche con l'anti-aliasing off. Ad ogni modo, l'anti-aliasing è un filtro che vi permette di andare a rendere i bordi seghettati decisamente più smussati e quindi più bellini da vedere. Non so se riesco a farvelo vedere perché il dettaglio di rendering è comunque al massimo qui, quindi cercherò di fare una cosa diversa. Rimetto tutto quanto al minimo. Eccoci qua, raga. Questa qui è praticamente adesso la patria dell'aliasing. Immaginate che in grafica digitale non esistono le linee curve, sono semplicemente degli insiemi di pixel che vanno a unirsi l'uno con l'altro. Per creare una linea curva bisognerà quindi andare a mettere più pixel per andare a smussare gli angoli. Poi ovviamente è normale, se lo guardate da molto vicino, l'angolo seghettato si vedrà sempre. Immaginate che sia tutto come un grande Minecraft. Se noi andiamo a mettere l'anti-aliasing, adesso non guardate a terra, voi dovete guardate la macchina. Sebbene sia stato applicato un filtro anti-aliasing, se non si vanno a ritoccare i dettagli di rendering del mondo, si vede comunque il bordo seghettato della macchina. La registrazione è in 4K, quindi voi dovreste riuscire a vedere un pochettino di dettaglio. Le texture sono effettivamente molto sgranate, non c'è proprio nulla di bello da vedere, ma le prestazioni, raga, sono praticamente davvero buone. Stiamo parlando di oltre 200 frame al secondo alle volte. Riusciamo praticamente a stare tranquilli, agilmente sopra i 200, ma proprio facile, facile. Se andiamo a togliere l'anti-aliasing, il frame rate aumenta. Siamo praticamente sui 300 frame al secondo, tranquillamente alle volte. E credetemi, queste sono impostazioni ottimali per poter giocare comunque anche in maniera competitiva. La qualità di rendering: riducendo queste impostazioni aumentano le prestazioni, poiché l'immagine viene resa con una risoluzione inferiore. Stiamo parlando praticamente di una risoluzione dinamica, nel senso che se la risoluzione dello schermo è QHD in questo caso, i poligoni e le texture all'interno del gioco vengono renderizzate a una risoluzione più bassa, possa essa essere full HD o comunque HD ready. Se noi mettiamo alta qualità e applichiamo, l'impatto visivo è già molto diverso. Basti guardare il pavimento e il mondo che ci circonda, ragazzi. Non è molto pesante, oddio, sì, ogni tanto il frame rate è ballerino, ma questo dipende anche molto dal processore che si affianca alla vostra scheda video, attenzione. Se invece andiamo a vedere il dettaglio di rendering, controlla il livello di impostazioni di rendering multiple. Riducendo queste impostazioni potrebbero migliorare le prestazioni. Che cosa significa? In pratica andiamo a controllare il livello delle texture. Allora, adesso guardate un pochettino, non lo so, le texture delle ruote, ad esempio. Per quanto possano essere, non so, brutte proprio da vedere in video, adesso andiamo a migliorare un pochettino la qualità delle texture, e credo siano anche del mondo in generale. Ok, decisamente meglio. Le texture adesso sono sicuramente ad alta risoluzione. La differenza è davvero molto molto tangibile rispetto a prima, ma basti vedere anche le texture che sono a terra. Basti vedere il pallone, anche, è molto diverso. Ma adesso non abbiamo ancora giocato con le impostazioni quelle fighe, e cioè i dettagli del mondo. Se io lo imposto su alta qualità, ragazzi, guardate cosa succede. Non so se avete notato che anche da qui si vede dettaglio del mondo. Se metto prestazioni, guardate intorno alla tendina del menu, tuc, scompaiono alcuni pezzi proprio. Se metto alta qualità, questo perché, ragazzi, dovete immaginare che la grafica in un videogioco sia formata soltanto da enormi poligoni. Cioè tutto ciò che noi vediamo sono dei poligoni, poligoni ricoperti di texture. Le texture cosa sono? Sono proprio, come dice la parola inglese, dei tessuti, delle coperte che vengono messe per coprire questi poligoni e che poi tramite gli shader hanno delle proprietà fisiche. Le texture possono essere ovviamente modificate, come abbiamo visto qui, e possiamo anche andare a cambiare i dettagli del mondo. Questo adesso
Non so se cambi qualcosa così, se si veda qualcosa. Credo che comunque vada a controllare l'anti-aliasing delle cose che sono al di fuori dell'arena. Ovviamente noi adesso non lo vediamo perché siamo lontani, ma se ci potessimo avvicinare molto di più con una cam, e sono certo che c'è l'impostazione per farlo, il tutto risulterebbe molto più chiaro. Raga, tenete d'occhio il frame rate, perché il frame rate è la cosa sulla quale, e non solo il frame rate, attenzione, è quello sulla quale dobbiamo andare a soffermarci. Intensità degli effetti. Ci sono molti, molti effetti visivi in Rocket League, che sono, alcuni sono davvero molto carini da vedere. Si può mettere predefinito o bassa intensità. Se metto bassa intensità, credo che forse sono diminuiti i particellari che fluttuano qui nell'aria rispetto a prima. Magari non ci sono raggi di luce strani, però so che se mi giro in quella direzione e vado, che ne so, a mettere predefinito e gli... Ah, raga, guardate gli shader. Ecco qua. Questo è quello che volevo dirvi prima. Lo shader che cos'è? È un algoritmo che, applicato a varie texture o comunque a vari poligoni, dà ad essi delle proprietà fisiche, siano esse la rifrazione e riflessione della luce, la solidità del materiale. Avete visto com'è cambiato il tutto? Perché il gioco sta dicendo: guarda, da dove sto puntando con la macchina c'è una fonte di luce, devi dare una rifrazione della luce al mondo. Cioè, guardate raga, si vede anche così. È assurdo. Shader alta qualità, togliamo, il tutto è molto più piatto. C'è proprio un senso di piattume. Assurdo. L'occlusione ambientale. L'occlusione ambientale è qualcosa che voi non riuscite a vedere se non vi avvicinate molto ad alcuni oggetti. Più che altro l'occlusione ambientale vi fa capire, anche come dice la descrizione, abilita ombre e luci più realistiche e può ridurre le prestazioni. Questo è poco ma sicuro. In pratica, tramite un giochetto di ombre e luci, quindi andando a marcare un pochettino di più l'ombreggiatura su alcuni dettagli, vi fa capire meglio il senso di profondità di alcuni oggetti. Nei giochi d'avventura l'occlusione ambientale dà un senso di effettivamente profondità degli oggetti, che è davvero molto bello da vedere. La profondità di campo. Che cos'è la profondità di campo? Sincero, io non riesco a vederla, ma forse perché non ho applicato. Io non riesco a vederla qui in Rocket League. Allora, che cos'è la profondità di campo, ragazzi? In pratica, se la nostra attenzione deve essere focalizzata sulla macchina, tutto ciò che c'è attorno ad una certa distanza può essere un po' più sfocato, ok? Può essere un po' più sfocato e andare a sfocare, quindi dare un senso di aria, diciamo, che c'è tra il soggetto e ciò che andiamo a vedere intorno, va a costare abbastanza sulle prestazioni, perché ci vuole proprio un effetto di sfocatura, ecco, che è dato, credo, io non lo so purtroppo, non sono un grafico 3D, credo sia dato comunque da una minore risoluzione, così se vogliamo dirla, non ne ho idea, ma comunque è l'effetto che noi vediamo in fotografia. Vi faccio un esempio molto pratico. Guardatemi, guardate lo sfondo dietro di me, come diventa molto meno definito, molto più sfocato. Questa qui è la profondità di campo, questa qui si chiama profondità di campo molto poco accentuata, shallow depth of field. Il prossimo effetto che andiamo a vedere è il bloom, aumenta la luminosità delle fonti di luce. E ovviamente mettiamo anche i fasci di luce e i riflessi sull'auto. Guardate, raga, guardate in alto. Vedete? Riflessi sull'auto, e aumentano tutti quanti, non solo i riflessi sull'auto, ma anche i riflessi nel mondo comunque. Vi ricordate che prima i riflettori non si vedevano? Adesso, cioè, si vedevano ma non avevano i fasci di luce, adesso ci sono. E vi ricordate che lì prima mi sono girato e non c'era il sole? Adesso c'è proprio il sole che ci illumina. Tutto questo va a pesare un po' sulle prestazioni? Difficile dirlo, perché il frame rate è comunque abbastanza ballerino, dipende molto dagli effetti particellari che ci sono in game, e credetemi, in partita comunque, se noi giriamo tranquillamente per il campo, non si nota nessun tipo di calo. Ma il gioco deve subisce, cioè il colpo lo sente comunque, ragazzi. Vi ricordo di guardare anche le impostazioni al di sotto del frame rate, quelle sono molto importanti. Un'altra cosa che andiamo a vedere, i riflessi sull'auto. Adesso siamo in allenamento, i riflessi, se applicate una vernice riflettente, comunque si vedono. Le ombre dinamiche. Raga, e questo parla da sé. Guardate la macchina. Le ombre dinamiche sono le ombre che, in base alla fonte di luce, guardate che figata, in base alla fonte di luce,
vengono proiettate dagli oggetti che sono presenti nel campo, che sia la macchina, credo anche il pallone abbia un'ombra. Sì, anche il pallone ha un'ombra. E tutto questo, questo ci ha fatto ridurre le prestazioni, eh. Sì, infatti prima da che eravamo intorno ai 270-280, siamo scesi comunque sui 250. Le ombre sono dei calcoli in tempo reale, cioè sono... non è un calcolo... Scusatemi, ho sbagliato. Non è un calcolo in tempo reale, è comunque un calcolo che il sistema deve fare, nel senso, lì c'è una fonte di luce e bisogna proiettare un'ombra che è statica in parte, perché se la macchina si muove proietta comunque un'ombra. Non sono dei riflessi in tempo reale, o comunque il ray tracing, che è stato introdotto da qualche anno a questa parte nei videogiochi, perché appunto Rocket League deve essere un gioco competitivo, non ha bisogno di effetti grafici fantastici. Molta gente lo giocherebbe comunque in a bassissimi effetti grafici, ecco. Il motion blur. Il motion blur è una cosa che... No, non è attivo il motion blur, però. Perché non me l'ha attivato? Io l'ho attivato. Raga, non mi ha attivato il motion... Cioè, io non vedo motion blur. Il motion blur è praticamente la sfocatura di movimento, che dovrebbe rendere il tutto più realistico, perché il nostro occhio vede con il motion blur. Cioè, io non riesco a vedere motion blur adesso sulla palla o comunque sulla macchina. Oh, non lo so, può darsi che sia un'impostazione buggata, non lo so. È la classica sfocatura di movimento, ragazzi. E a bassi frame rate vi dà l'idea che il tutto sia più fluido. Ad alti frame rate, a me personalmente, fa venire il volto a stomaco. Cioè, davvero, mi fa vomitare. Non, mi dà davvero un senso di nausea. Gli effetti meteo. In alcune arene di Rocket League ci sono le... Ci sono tempeste, ci sono fulmini, cose che accadono. In questa qui credo di no. E quelli sono semplicemente delle animazioni che vengono proiettate al di fuori dell'arena, così che voi possiate avere un senso di contestualizzazione, che vanno comunque a incidere un pochettino sulle prestazioni, ma sono di solito sono animazioni a basso frame rate e a bassa risoluzione, quindi non è che diano troppo fastidio se il vostro sistema sia prestante. E i pali trasparenti. Abilita i pali trasparenti quando ti trovi vicino a una porta. Sapete che impostazione credo di non averla mai vista? In che senso poi trasparenti quando mi trovo vicino alla porta, scusami? Ah, da questo lato qua, forse guardandola dall'interno. Perché se adesso lo guardate dall'interno, è disabilito. Ah, ecco qui, sì. Si vede, ecco qua. Benissimo, questo è per farvi vedere meglio il pallone. Ok. Perché vi ho detto di osservare bene i grafici sopra la mia testa? Il frame rate è il numero di frame al secondo che il nostro, che la nostra scheda video e il nostro processore riescono a riprodurre con un determinato gioco. L'occhio medio umano riesce a vedere tra i 240 e i 260 frame al secondo, questo nella media. C'è poi chi vede, riesce a percepire più frame al secondo e, raga, vi posso dire, per me Rocket League più fluido è, meglio è. Sotto abbiamo la latenza di rendering, che è in pratica il tempo di permanenza a schermo su del frame. Ok, quindi dato che ci sono circa 250 frame al secondo, ogni frame permane su schermo tra circa, dipende, più alto il frame rate ovviamente meno tempo permane, 3 millisecondi, 4 millisecondi, 2 millisecondi, poi dipende molto. Game e render sono praticamente le impostazioni, sono la latenza di output, cioè quanto velocemente il frame viene poi buttato fuori, perché bisogna che il processore dica alla scheda grafica che cosa andare a renderizzare. La scheda grafica poi renderizza, ma poi è il gioco che deve farvelo vedere a schermo. E abbiamo poi il tempo di della GPU, cioè quanto la GPU ci mette appunto a renderizzare il frame. Questo è tutto. Raga, c'è qualche altra impostazione grafica che necessitava qualche discussione, cioè il filtro anisotropico ad esempio, perché il filtro anisotropico è un filtro che serve a dare profondità a ciò che vedete a schermo, soprattutto per quanto riguarda il terreno. Oltretutto ci sono dei discorsi da fare sugli shader, perché se vi trovate in zone che sono vicino al mare o comunque zone che hanno diversi stati della materia all'interno, che siano essi fluidi, gassosi e solidi, ovviamente,
gli shader possono andare a pesare molto sulle prestazioni, perché appunto sono dei micro calcoli in tempo reale che il videogioco deve fare per darvi l'idea di realismo. E quindi nulla, ragazzi, la morale della favola è: più le impostazioni grafiche sono basse, più frame al secondo voi dovreste riuscire a riprodurre con il vostro videogioco, e ovviamente se il vostro processore riesce a spingere al massimo la vostra scheda grafica. Quindi il dilemma è sempre quello. Io vi faccio questa domanda: preferite più frame al secondo o una qualità grafica migliore? Beh, immagino che voi conosciate già la risposta per quanto riguarda me, ve l'ho già detto prima, per me più frame al secondo ci sono, meglio è, in questo tipo di giochi, attenzione, perché tipo per un Assassin's Creed Valhalla anche un dignitoso 70 frame al secondo va più che bene, però in giochi che siano molto molto veloci, quali Rocket League, Cold War, Warzone, comunque giochi in cui sono semi competitivi, più frame al secondo permettono davvero di farvi vincere qualche partita in più. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Davvero, preferite più un alto frame rate o un'alta qualità grafica? Noi ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G, e mi raccomando, vaccinatevi, fate i bravi. Ciao ciao belli, ciao ciao ciao.